Uno dei siti archeologici più affascinanti dell'America centrale è Ekbalam. Ekbalam si trova a Temozón, Yucatán, in Messico, nelle pianure Maya settentrionali, diverse miglia a nord-est di Chichen Itza. Raggiunto il suo massimo splendore nell'VIII secolo d.C., Ekbalam era un regno Maya che ospitava fino a 20.000 persone. Il sito fu riscoperto alla fine del XIX secolo da Désiré Charnay, un archeologo francese. Tuttavia, gli scavi non sono iniziati fino al XX secolo e solo una piccola parte è stata completamente documentata. Cosa rende Ekbalam così speciale? E per cosa è conosciuto? Perché la città è stata abbandonata? E cosa possiamo raccontare dell'antica civiltà di Ekbalam in base ai reperti trovati? Prima di continuare, iscriviti al canale e lascia un like se il video ti dovesse piacere. Ekbalam, che significa in lingua maya giaguaro nero o giaguaro del sole, non è stato completamente scavato fino alla fine del XX secolo, ben dopo la morte di Désiré Charnay. I lavori sul sito iniziarono nel 1980 e continuarono fino alla fine del 1990, con continue scoperte da parte degli archeologi di antichi resti della civiltà perduta da tempo. Ci sono voluti diversi anni per identificare tutti i manufatti e tradurre i testi geroglifici Maya da parte degli esperti del settore. Ci sono circa 45 diverse strutture che sono state identificate in tutto il sito. Queste strutture includono mura, templi, palazzi, corti, tombe e la piazza principale. Il palazzo principale, chiamato Palazzo Ovale, conteneva diverse reliquie funerarie. La struttura del palazzo, la sua posizione e la presenza di queste reliquie suggeriscono che l'edificio fosse utilizzato in cerimonie cosmologiche di qualche tipo. La più grande struttura identificata a Ekbalam è l'Acropoli. Questa struttura è una delle più interessanti del sito, perché gli archeologi hanno scoperto che conteneva la tomba di Ukitekan Lektok, uno degli antichi sovrani di Ekbalam. Era una delle ultime strutture del sito che gli archeologi portarono alla luce, perché in realtà appariva essere semplicemente un grande tumulo. Ulteriori analisi dell'acropoli hanno rivelato il tempio in cui fu sepolto Ukitekan Lektok. Il tempio è soprannominato El Trono e ha un ingresso a forma di bocca di giaguaro. Altri elementi degni di nota nello scavo di Ekbalam includono le mura difensive del sito, le pitture murali e la struttura generale. L'intero sito è circondato da due mura difensive curve che servivano a proteggere la città dagli attacchi. I tentativi di aggirare le mura sarebbero stati inutili, poiché l'area urbana era anche circondata da profonde doline che non potevano essere superate. Gli archeologi hanno identificato questo muro esterno come il più grande muro difensivo nel tardo Yucatan classico. Un ulteriore muro interno fatto di macerie è stato scoperto vicino al Great Plaza. Gli esperti hanno stabilito che questo muro era probabilmente un ultimo disperato tentativo di proteggere la città da una sorta di attacco prima che il centro fosse abbandonato per motivi di sicurezza.
Gli archeologi hanno scoperto che molti degli edifici sono stati collocati e progettati in un allineamento con strutture sacre e astrologiche. Infine, sono stati scoperti diversi dipinti murali in tutta l'acropoli. Molti di questi erano testi geroglifici maya che necessitavano di traduzione, mentre altri erano immagini che richiedevano un'interpretazione. Sulla base delle loro scoperte, gli archeologi ritengono che Ekbalam fosse stato occupato tra il periodo preclassico medio e il periodo postclassico. Dalla sua origine durante il medio preclassico al periodo tardo preclassico, la città ha continuato ad espandersi e far crescere la sua popolazione, fino a diventare una delle principali città della sua regione. Crebbe così tanto nel tardo periodo preclassico che divenne la capitale del sistema politico di controllo della regione. Ukit-Ekan Elektok, il più famoso sovrano di Ekbalam, governò la città dal 770 all'802 d.C. Durante il suo governo, Ekbalam era considerata una delle principali risorse regionali per le città circostanti. Fu anche in questo periodo che Ekbalam divenne nota per le sue ceramiche e l'architettura. Dopo l'840 d.C., la civiltà di Ekbalam cominciò a declinare. La popolazione iniziò a diminuire quando le famiglie se ne andarono. Come accennato in precedenza, gli esperti ritengono che la città fosse sotto attacco da una sorta di minaccia. Tra alcune famiglie emigrate e altre uccise da questa minaccia sconosciuta, la civiltà di Ekbalam fu presto completamente dispersa. Un testo del XVI secolo, intitolato Relation Geographica, suggerisce che una volta faceva parte di un regno chiamato Talol, che fu fondato da un individuo di nome Koch Kalbalam, e fu successivamente controllata da una famiglia aristocratica, chiamata Kupuls. Tuttavia, questo è l'unico testo che menziona Ekbalam. Torniamo all'edificio che contiene la tomba di Ukit-Ekan Elektok. L'ingresso alla tomba del re è impressionante. È costituito da una bocca con grandi denti e sorvegliato da creature alate umanoidi. Secondo la nostra conoscenza sulle rappresentazioni dei cherubini presenti nella Bibbia, questi esseri hanno un'incredibile somiglianza ai classici angeli. Tuttavia i Maya non credevano negli angeli, anzi, teoricamente, non avrebbero nemmeno potuto conoscerne l'esistenza letteraria. Allora, chi hanno voluto rappresentare? Queste creature alate potrebbero essere stati dei? O forse gli antenati del re? Entrambe le statue hanno un copricapo piumato, indossato solitamente solo da sovrani e nobili. Uno dei due ha un cranio allungato. Secondo alcuni studiosi, il cranio allungato del supposto angelo era da ritenere un segno di potere spirituale. Secondo altri, la deformità era un segno di regalità, il risultato della consanguineità. Gli angeli hanno anche una cintura larga con un motivo a X. In epoca preclassica, questo motivo indicava un dio. Tuttavia, per quanto possa sembrare strana e unica questa rappresentazione, la si può riscontrare anche dall'altra parte del mondo, ad esempio in Egitto. La dea Iside è raffigurata con le ali estese, così come in India, Garuda Stamba, rappresentato con le ali di un'aquila, in Italia con gli Etruschi, così come per gli Assiri, dove possiamo notare, oltre alle grandi ali che caratterizzano la figura, anche la famosa borsetta degli dei. Ci spostiamo in Iran, esattamente a Pasargadae,
dove è presente un altro mistero, quello dell'uomo alato precedentemente ed erroneamente ritenuto Ciro II di Persia. Questa raffigurazione inoltre ha suscitato molto dibattito tra gli studiosi, in quanto gli elementi che compongono la sagoma rappresentano stili di diverse popolazioni, con le sue ali mesopotamiche, la corona egizia e l'abbigliamento elamita, che ricordano gli dei di altre culture e creature soprannaturali. Infine in Grecia, dove su questa tavoletta di argilla ci sono Hermes, Afrodite ed Eros. Potremmo continuare, ma questo basta per comprendere quanto un'antica civiltà abbia influenzato molte culture in periodi storici diversi. E non è possibile offrire una semplicistica spiegazione basata sulla coincidenza. Un popolo, ancora noi sconosciuto, ha tramandato le proprie conoscenze ad antiche civiltà in ogni parte del mondo. Spiegazione ormai suffragata da numerose scoperte che non fanno altro che avallare tale conclusione, che comunque, finché determinate informazioni, probabilmente già in possesso a taluni studiosi, non verranno divulgate apertamente, la nostra storia, la nostra vera storia, rimarrà sepolta nel deserto della conoscenza.